Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su The Binding of Undertale. Siamo al nostro secondo video, quindi ancora non ho potuto ricevere i vostri feedback, perché lo devo registrare prima che voi vediate il primo, altrimenti non farò il tempo a portarvelo. Come secondo personaggio vorrei portare Sans, perché è il mio personaggio più o meno preferito tra quelli disponibili lì. Quindi facciamo. Tanto non ho letto i suoi oggetti, cioè li ho letti velocemente, era tipo Guster Buster, che penso quello ci segua, e la paperclip. Però vedo tranquillamente qui che ha il soy milk e questo. Ah, è un prete Little Brimstone. E diciamo che è leggermente OP, eh. Però parte con un solo cuore. Tra l'altro, però, vabbè, ha un danno infimo che giustamente ha il soy milk. E partiamo nuovamente con la Curse of the Blind. E siamo immuni direttamente ai danni d'esplosione, perché abbiamo ottenuto il cappello dell'ospite. Ok, e ogni tanto non ho mai capito in base a quale criterio il cappello dell'ospite può anche sparare. Cosa che ho notato adesso, ma proprio in questo momento esattamente, Sans, avendo un solo occhio buono, spara da un solo lato, da un solo lato, un pochettino come fa Cain in realtà, quindi non è niente di nuovo e sensazionale per Isaac. Però è una chicca carina che è stata messa dagli sviluppatori, dai mod, per essere più precisi. Perché per quanto sia un lavoro ottimo e tutto, non vorrei confondere il lavoro di uno sviluppatore con il lavoro di chi effettivamente si è limitato a reskinnare, anche se in maniera molto bella, il gioco. Comunque ribadisco che questo è il nostro secondo episodio con The Modding of Isaac, nello specifico The Binding of Undertale, e quindi aspetto. I found pills. Aspetto molto, se così si può dire, che mi consigliate mod e cose del genere. L'ho detto nel precedente video, ma penso non sia malaccio ripeterlo un po' di volte. Vorrei fare una run più o meno con tutti i vari personaggi di questa mod qui disponibili, ovviamente. Binky, Memories, ottimo. Prima di passare eventualmente a una mod successiva. Ne ho già in mente 2-3, però suggerimenti non fanno mai male. Ruins 2, prima eravamo nelle Ruins 1, nelle rovine, possiamo anche dirlo in italiano, francamente. Perché Ruins è rovine, vero Martis? Vabbè, se non capite questa piccola battuta, guardatevi il primo episodio di sì, buonanotte, di Undertale del viaggio di Martis, in cui ha avuto un vuoto mentale sulla traduzione di Ruins, ma capita, francamente. Perché poi capita anche a me in realtà, perché nella testa uno sa cosa vuol dire, ma quando poi prova a tradurlo è un casino. Little Loki. Il piccolo Loki è un famiglio che spara un po' come Loki, quindi nelle quattro direzioni cardinali. Esteticamente è bellissimo, non gli si può dire niente. Chiunque di voi osi dire che è brutto deve pagare pegno praticamente. Certo, potrebbe evitare di pagare pegno mettendo un mi piace al video, però in fin dei conti, chi sono io per costringervi a fare qualcosa? Bello. Roccia segnata e forse anche. Esatto. Missing Post mi farebbe risuscitare con The Lost, che qui non so cosa diventerebbe. Quindi è meglio stare buoni e buoni e tenerci la paperclip, che ci permette, tra l'altro, e non ci ho ripensato, imbecille che non sono altro, di aprire gratuitamente questo forziere, che contiene soldi e la bomba che ho sprecato. Quindi siamo andati precisi, precisi, precisi. Direi di andare nuovamente dal boss. Mostro. Ovviamente una run senza mostro di Isaac o di qualsiasi suo mod probabilmente è un'eresia. E quindi mostro ci deve essere nelle ruine, no? Vabbè, volevo dire nel basement. Comunque, nello specifico deve esserci nelle ruine. Facciamo un pochettino di roleplay, no? Queste sono le ruine siano. Vediamo se trovo anche il. Che oggetto è questo? Range up. Ah, sono le scarpette di mamma, probabilmente trasformate in versione undertelosa. E non lo so se voglio in realtà Demon Baby, ma sì. In fin dei conti è uno dei famigli più forti. Tanto vale prenderselo. Demon Baby, tra l'altro, è l'unico famiglio, almeno mi venga in mente a me, che spara, ma che lo fa da solo. Non segue noi. Cioè, se noi stessi. Ad esempio, Piccolo Loki segue noi, cioè spara quando spariamo noi. Demon Baby no, Demon Baby sa quando è il momento di sparare, sa quando è il momento di fare il suo lavoro e lo fa. Perché Demon Baby è un grande lavoratore. Infatti,
Opla. Oh, Accidia, ciao. Tra l'altro sto sfruttando molto di più. Se uso Agalaz, mi stacca anche questa? Vediamo un po'. Non credo in realtà, No. Questo è un centesimo di quelli appiccicati per terra. Occorre una bomba per staccarlo. Di solito è uno spreco, ma visto che me l'ha fatto rosicare, l'ho fatto comunque. Olè. Tanto non mi dispiacerebbe, visto quello che ho trovato, trovare in... andando avanti il box of friend di Lilith, perché ho già tre famiglie, di cui uno è il Brimstone Baby, anche se ci partiamo, quindi conta poco. Mega Bean, Gigafart, distruggi anche la roba, Gigafart? No. Sei più inutile di quanto mi ricordassi, e si è messo agli atti che me lo ricordavo già abbastanza inutile. Chiave e bomba. Perfetto. Dove andati? Notate che sto usando più il famiglio che l'attacco di Sans, perché il Soy Milk lo rende leggermente debole. Probabilmente è più utile per tenere lontani i nemici che per fare effettivo danno. Ole. Anche se in realtà il danno lo fa, Solo che è un pochettino irrisorio, come si suol dire. 15 centesimi? Ole. Vabbè. Il restock in saldo si prende punto. Anche perché mi dà un altro trinket che non voglio, perché preferisco tenermi la paperclip. E suo heart, che ci faccio letteralmente cavoli in questo momento. Andiamo avanti. Ecco, qui è un casino, sarà un casino. No, quanto pare ce la sto facendo a non prendere danno. Cosa che non dico, non mi aspettavo. Un danno l'ho preso, immaginavo prima o poi sarebbe successo. Quindi mi ha soltanto... Mi ha fatto credere che non prendevo danno. Allora, qui è un casino, perché dovendo sparare col famiglio, devo tenerli nel famiglio al posto di me stesso. E può essere un po' un problema. Dai. Muori, muori, muori. Non a questa distanza, non a questa distanza, non a questa distanza. Ok, ho notato una cosa brutta di The Binding of Undertale. Non si nota bene quando prendo danno. Questo cosa è? All Attack. No, non è un all setup, non ho visto. Vabbè, scendiamo e basta. Dove siamo adesso? Siamo a Snowy 2. E qui... soldi. Per favore, Mega Mo, non mi rovinare la velocità di run. È tipo la luce a curvatura la velocità di run, Tra l'altro oggi a tutti i costi voglio, anche perché tematicamente ci sta, andare a fare una run pacifist. Suppongo che l'altra volta abbiamo preso la Xenoside, adesso possiamo prendere il pacifism, anche perché Sans un pochettino è il suo ruolo, è quello, no? Opla. Dai. Per favore muori. E già che ci sei, dammi anche una chiave quando questo lo uccido. Por favor. Olè. Niente chiavi, soltanto bombe. Di cui tra l'altro sono immune. Mi devo ricordare che sono immune dalle esplosioni, perché ho il cappello dell'ospite. Non ci stavo pensando. Ok, è morto finalmente. Si va avanti. Siamo a due. Non mi ricordo se ho solo pensato una cosa o l'ho detta. Nel dubbio, quindi la ripeto, sperando di non essere noioso. Ho notato che quando prendo danni non è così evidente in questa mod come quando lo è con il gioco normale. Il suono non è abbastanza incisivo, secondo me, se succede in una maniera un po' confusa è capace che non ti accorgi di aver preso danno. Ed è un peccato in realtà, perché per tutto il resto fino alla mod mi sta piacendo in toto. 25 centesimi. Ah. Ad esempio ora non saprei se usare quella chiave per andare allo shop... Può andare... Non qui. A meno che non riesco a mettere una bella... pillola. Full health. Ci faccio cavoli, però grazie. Dipende da quello che trovo prima, mi sa. Si riduce tutto a quello. Qui potenzialmente potrebbe esserci una stanza segreta che mi conduce anche allo... Dai.
per favore. Morite tutti. Olè. Doppie bombe, giusto in tempo per metterne una qua. Perfetto. 3 centesimi. E Tammy ovviamente nelle stanze segrete. Cosa offre la Curse Room? Che l'ho pronunciato malissimo, ne sono reso conto appena l'ho detto. Penso mi è morta la professoressa d'inglese in questo momento. Vabbè, comunque sia fatto. Ho trovato 2 guarinieri che sono sempre graditi, soprattutto quando ho sacrificato così tanta vita. Sì. L'unica cosa che mi turba è che non ho ancora trovato nessun tipo di... Oh, questo rosico. Mi serviva un'altra chiave perché... Sì, ribadisco, non ho trovato né shop né stanza del power up. Ok, pensavo di aver detto una cavolata. Invece no. Per forza di cose deve essere qua sotto, allora. Forse entrambi. No, solo uno. Gemini, continua la run alla... Come posso chiamarla? Continuiamo a trovare famiglie su famiglie su famiglie. Non è proprio una sintesi venuta benissimo, però avete capito il punto, no? Peccato che non ho la chiave per entrare nello shop. Ho la chiave per entrare nello shop. Ora, qua. 2 bombe per un cuore di fede? Ci sta, secondo me. Secondo me ne vale la pena. E Grid, ciao. Ora, non la prendere troppo male, però non ti volevo vedere. Oh, ma in effetti, forse sai che mi sei mancato davvero tanto, Grid. Soprattutto quando te ne esci con cose del genere, i saldi di Steam, buono. E poi, che so, siamo almeno 2 stanze prima quando me li dai di solito. Quindi, ottimo. Qui non si può fare. Posto e si va dal boss. Che è... Rullo di tamburi, The Hollow. Che quando si ha il Brimstone, The Hollow... Non dico che sia una passeggiatina, però... Digli che una passeggiata sarebbe un complimento. 3 bombe e olè. Si scende. Peccato che non c'è il patto. Devo essere sincero, quello mi turba un pochettino. Però non ci posso fare niente. Le cascate. Ok. Chiave ottenuta. Ah, ho avuto un momento che non so perché stavo aspettando uscisse Pin. Stavo tranquillissimo. E una cavolata ovviamente, ho detto. Cioè non... si era sentita la voce, doveva essere la manona. Però la mia testa mi ha detto che doveva uscire Pin. Stavo lì aspettando Pin tranquillamente. Cross delusioni da mod, praticamente. Perfetto. Si scende e si continua a cercare. Ho fatto una cavolata estrema mettendomi lì per spengere il fuoco, perché se mi sparava a quella distanza non me ne sarei mai accorto. Facciamo finta di niente. Perché la fiamma non vuole spengersi. Troll bomb. Cuore rosso. Nope. Ho preso danno, non ci credo. Ho preso danno così. Pillola mi pare che era con 48 di energia. È una bellissima pillola se avessi un oggetto decente. Perché non mi sento neanche in vena di osannarla quando ho il gigafart. No, il gigabin, scusa. Scusate, ho fuso insieme effetto e nome. Mori. Tenchu. Sacrifice room. Non sono interessato ad andare da Mega Satana. Mori, grazie. Mori anche tu, grazie. Chi altro c'è sopra? Ok, un altro, un gridino. Una testa di mercante, per essere più precisi. Olè. Centesimo e si va avanti. Ho tralasciato delle stanze. Vabbè, delle stanze normali, dei percorsi interi, intendevo. Ok, tutti belli in linea. Bravissimi. Centesimo e si va avanti. E... ecco, ho trovato almeno la stanza del power up. È già qualcosa. Preferivo quella dello shop, devo essere sincero, eh. Però. Perché ho 41 centesimi i saldi di Steam, avete presente? E ho comprato già il resto. No, ho detto una cavolata, devo andare allo shop. Anche a costo di trovarci forse Grid o il restock e io saldi di Steam. Che significa che con quei 41 centesimi posso comprarci fino a 5 oggetti. Se trovo un centesimo arrivo a 6. Non ho trovato il centesimo. Allora, ho la batteria per auto. Prendo
La candela, che non mi piace eccessivamente, ma va bene. In questo caso, l'Ambin Bundle. Cioè, non so se avete capito quello che sto comprando in questo momento. Credo di aver finito le cose acquistabili in legalità. Purtroppo non posso andare al... Ok, posso andare nel... nello shop. No, nello shop, nel senso del power up. Tra l'altro, avendo preso solo l'Ambin Bundle, adesso tutti gli oggetti sono doppi. Quindi, duo... Perfetto. Prima testiamo la pillola. Infested. Sono a 3 centesimi che tra l'altro mi consentirebbero di comprare il desiderato cuore di fede. Perfetto. Ora, a parte non mi servono, sono il più grosso imbecille della storia. Ho comprato pay to win. Non mi servono più i soldi. Non mi servono più le chiavi, mi servono i soldi per le stanze. Ah, per chi si stesse chiedendo, folle, se stai tirando fuori la roba. No, perché grazie a Ambin Bundle ho perso tipo 4 centesimi nella macchina, ma ne ho tirati fuori 8, quindi li posso rimettere 1, 2, 3, 4, 5. Sapete che ti dico? Si prende queste e quei 2 centesimi che mi rimangono, apro la stanza del power up che contiene... Spider Bat. Ora, qui ho un dubbio. Se uso... A parte con la Petrified Poop che mi permette di ottenere soldi qui... Probabilmente. Uno. Ole. Dicevo. Se io adesso uso la fiamma così, no? No, non cambia niente. Non si nota la... Momento. Quanto si ricarica in fretta? Abbastanza. Te invece? Lo potrei usare in ogni stanza, prendo così. No, preferisco andare con Spider-Bat. Che per questo giro me lo sono sprecato, Però contando che ho utilizzato... Che ho la ricarica più veloce, lo posso usare ogni stanza e in teoria dovrebbe partire 2 volte. Doppio haunt. Allora, se riesco a uccidere questi primi 2, il resto è in discesa. Ok, l'ho rallentato almeno questi. Vai. In effetti, mi sa che non mi è mai capitato un doppio deonte, in realtà. Devo essere sincero. Vai. Perfetto. Quanto l'ho mandato? Sarebbe più bello sapere che almeno uno dei due è quasi morto. Uno e due è morto, quindi è ancora meglio di sapere che è quasi morto, sapere che uno e due è morto direttamente. Dai. Per favore. Cadi. O se proprio non vuoi cadere, almeno non ferirmi. Allora, si è aperto il portale per il patto con Flowey, che contiene tra l'altro un oggetto di Gappy e My Shadow. L'oggetto di Gappy non so quanto mi interessa diventare Gappy con queste tiers. Ma in realtà non mi interessa neanche l'oggetto. Meno male che non sono immune ai danni di esplosione. Dicevo, ma in realtà non mi interessa neanche troppo l'oggetto questo qui. Forse andiamo a fare gli oggetti del patto con l'angelo. Se esiste l'equivalente in questa mod, non lo so. Allora. Waterfall. Qui bisogna farla sta cosa, perché comunque ho la paperclip, quindi... Quindi questi si aprono gratuitamente, praticamente. E vi dirò di più. Posso semplicemente aprirli tutti, poi spararli così, e fuggire con The Pool, volendo. Sto facendo un casino, eh. Ah, momento un attimo. Ho preso troppi danni. Dai. Non ho neanche guardato cos'era questo. The Tower. Usiamolo. Sono immune dalle esplosioni. Sono scemo, se avessi visto prima che era The Tower, subito. Però non me ne ero accorto. Allora, lì stanno... C'è la Curse Room. Qui però potenzialmente, con un po' di fortuna... Uno. Dos. Perfetto.
Qui con un po' di fortuna c'è... Perfetto, l'accesso diretto alla... Va, questo lo so, questo cos'è? Rocchetti Nuddles. I Nuddles credo siano praticamente quelli che erano i Wurm. Cosa fa però questo? Non riesco a capirlo. Preferisco tenermi la paperclip, essendo un oggetto abbastanza potente di per sé, no? Penso capiate. Vabbè, non mi va per niente. Mi sono fatto colpire per farla contenta, perché magari si offendeva la... Allora, capiamoci un attimo. Colpiamo, intanto questi qua vengono piallati direttamente dalla Spider-Bat. Che, per chi non lo sapesse, Spider-Bat è letteralmente il posteriore di un ragno. Posso usarla in ogni stanza, l'avevo detto, no? Si ricaricherà sempre in tempo, perché gli basta una stanza soltanto. Si ricarica. La piuma non mi interessa. Però mi interessa quell'oggetto, no, oggettino. Quella roccia segnata qui giù. Bombe e cuori di fede. E soprattutto il Big Fan, che... Nada. Meno un cuore nero? Cos'è questa tarocco? The Magician. Sarebbe fighissimo, ma non credo abbia effetto sull'effetto... Effetto sull'effetto non si può sentire. Sul colpo del piccolo Brimstone, del Gaster Blaster. E quindi non mi serve. Ok. E go. Li uccido tutti? No. Però mi sono spalmati abbastanza bene. Via. Allora, qui è un po' un casino. È irrilevante quale lato farlo. Speriamo che ci sia almeno una... The World. Ecco. Giusto per darmi un pochettino di indirizzamento. Allora, lì c'è lo shop e lì c'è il boss. Perfetto. E il danno l'ho preso ugualmente. Ne ho presi addirittura due di danni, eh. Perché ho preso i danni? Perché non ho sfruttato Spider-Bot. Cioè, guardate cosa posso fare se lo uso come si deve. L'altra candela non mi interessa. La blue map. Casino. Si esce, si rientra. Allora, questo non lo voglio, Magic Finger, però... Ma in realtà potrei volerlo. No, Magic Finger scala col mio danno, quindi è inutile. Turn back time. Ecco. Ora ho tutto. Mi riprendo il mio Spider-Bot. Momento, turn back time vuol dire sì. Non mi interessa, sarebbe la Clessidra quella... La Glowing Overclass, la Clessidra quella splendente. Ho fatto. Qui sotto c'è una stanza segreta mostratami dalla... Dalla blue map. Oh, tarocco. Che è Suicide King. No, grazie. L'unico tarocco che mi... Quello ci ucciderebbe e sponerebbe 10 oggetti. Se avessimo vite extra sarebbe anche un oggettino carino da usare per fare incetta di roba, ma così no. No proprio. E andiamo avanti. Esplodi anche tu, per favore. Tanto qui abbiamo già, e lo sappiamo... Il fight con la madre. Allora, un momento. Fammi capire un attimo. Perfetto. Vai. Perfettissimo. Quasi perfetto, mettiamola così. Perché non mi sento molto a mio agio, non so perché. Alla fine è molto come se avessimo una run con Lilith. Allora, abbiamo deciso che facciamo la Pacifist. Che dobbiamo andare a Sheol, quindi. E si scende. Outland. E vado diretto dal boss, non voglio allungare. Dai, tutti rallentati, ma che bravi. Bravissimi. Risale ancora. Allora, ho distrutto quelle che di solito crescono. E mi va benissimo. Si continua a salire. Perfetto. È un po' monotono in questo momento la cosa.
Però non vedo motivo di non usare Spider-Bat. Visto che ce l'ho infinito. Infinito, uno per stanza, comunque infinito. Si rallentano anche il boss. Ecco, è riuscito comunque a colpirmi, il bastardo. Tanto si è tolto anche l'effetto rallentante. Però, a mia discolpa, posso colpire le sue innumerevoli copie che mi ha sparato contro, quindi... mi va bene tutto sommato. Vai. Ecco. Favore. Tanto ti posso colpire anche da sopra lì, eh. E andate anche qua. Scusate la pausa, è sempre problema casino vicino. Preferisco far così piuttosto che farvi sentire proprio rumore forte di sottofondo. E andiamo al Hotland numero 2. Nell'episodio precedente ho dato per scontato che questo fosse il grembo a prescindere. Non so neanche perché ho avviato sta cosa. Allora, sia chiaro che Spider-Bat l'avrei usato in caso fosse stato necessario dopo averli smezzati tanto. Ma così no. Ormai il grosso li ho tolti. Si sono rotti proprio nel modo giusto, mettiamola così. E poi il bello è che pure questo è un boss. È un boss che lo Spider-Bat dovrebbe fare un danno a ogni sezione del suo corpo. Cosa che comporta fargli più danno del normale. Oh, Loki, ciao. Ho la tua versione mini. Dai. Per favore colpisci bene. Ho lisciato clamorosamente, eh. Vai. Por favor. Grazie. E se ne andò via anche lui. Preferisco tenere con me sempre la paperclip, anche se sta progressivamente diventando inutile. Anche se neanche più di tanto. Perché comunque va bene che non andiamo alla cattedrale, quindi non avremo forzieri dorati, però può sempre essere comoda, no? Allora, qui a parte che c'è una bella stanza segreta che mi permette di tagliare una singola stanza, non di più. Bombe. Uno. Due. Ho fatto una cavolata probabilmente, me ne sono reso conto nel momento stesso in cui l'ho... ho sprecato la mia ultima bomba per fare una cosa del genere. Ad esempio qui avrei potuto ottenerci chiavi. Anche se in realtà le chiavi sono abbastanza inutili, per noi. A parte che ne ho già 12. Però contando che non le uso per entrare... contando che non le uso per entrare nelle stanze speciali. Non le uso per aprire i forzieri per quella paperclip. E penso che l'unico modo in cui mi servono le chiavi adesso è per donarle. Sì, ma non ci posso arrivare... per donarle o per aprire i blocchi quelli quadrati per terra. Ok, ora la bomba che mi serviva. Olè. E l'ho sprecata. Fortunatamente ne avevo due, perché Amin Mandel mi garantisce questo. Non ci faccio niente con tutti questi cuori. Che ci faccio qua? Niente. Caso come questo, posso usare una chiave per aprire quello, non mi serve. Ok, la parte con gli occhi è finita. Andate in pace. Ma non è vero, dai, Eclipse. Sto sperando che Huge Fan, cioè il Big Fan, mi protegga dai suoi colpi, però è difficile farlo andare nella posizione corretta. L'hanno preso. Per favore, morite tutti. Mori anche tu. Per favore. Sto prendendo troppi danni qui, Ma troppi, troppi. Allora, si è aperto il patto con Flowey e devo ricordarmi di andare a Shop stavolta. Cambio un conception. No, momento. Mode the Void è sempre un must. Soprattutto quando il mio danno base non è un granché e quando già devo tenere premuto e poi rilasciare per sparare. Mode the Void è sempre un must. Anche se in realtà tendo a trovarlo molto spesso, ora che ci penso. Non ci ho mai fatto caso fino a questo momento preciso. E siamo in Curse of the Maze. Che bello.
Facciamo l'azzardo? Sì. E sapete perché faccio l'azzardo? Perché crollo di tamburi avevo dei full per fuggire in caso di necessità. È praticamente un azzardo che non è un azzardo. In realtà sto sperando vivamente che Maw the Void mi paghi con un bellissimo e desideratissimo cuore nero. Almeno uno. Se mi dà almeno uno, mi posso ritenere... Beh, Spider-Man. Mi posso ritenere soddisfatto. Olè. L'hanca rotto. Ah, I can see forever. Ottimo. Ball of Steel. È il tap. Ho ottenuto praticamente tutto quello che potevo volere. Tutto. Tranne la pace nel mondo, ma me ne farò una ragione, dai. Super Pride. Morto. Non mi hai dato niente, tranne una Cicatrice di prigione. Questo è un pestile... No, un carestia. Non so perché li confondo. Soprattutto quando sono in versione champion e quindi il colore non è un... Non è una discriminante istantanea. Che dici, ah, è pestilenza perché è verde. Eh no, ha anche altre differenze. Ho sbagliato a usarla qui perché avrei dovuto usarla quando si rompeva. Per colpire tutte le varie parti tutte. Per favore, muori. Muori e muori. Per favore. Soldi e bombe. Cosa c'è qui? Beh, c'è il libro delle rivelazioni. Ti pare che non uso il libro delle rivelazioni per ottenere un cuoricino in più? Senza considerare il fatto che se trovo batterie posso sacrificarle letteralmente al libro delle rivelazioni per ottenere qualche... extra? Dai. Dove uscirai? Muori. Ok, tra l'altro qui ho due bombe. Una finisce qua e l'altra finisce qua sopra. La mia esperienza... Ok, perfetto. La mia esperienza precedente con la precedente run, per capirci, mi ha fatto notare che i boss dal Sheol in... dopo il grembo, per capirci, quelli della cattedrale, della chest, sono reskinnati, quindi non troveremo Satana qua. Troveremo... Tra l'altro siamo una nuova casa... Troveremo qualcosa che non so cosa sia, ma non sarà Satana. Ci vogliamo andare subito? O cerchiamo di appiopparci in altro 1, 2, 3, stanze... 9, andiamoci subito e basta. Sans contro Azrael, il re dell'Underworld. Chissà se viene fuori uguale. Ok, la prima fase è sempre con The Fallen. Probabilmente è solo reskinnato, quindi le meccaniche della fight sono le stesse. Cambierà lo zampone. Per favore, state buoni. Uno è andato e l'altro è andato pure. Ah, infatti dicevo, perché usci... Ah, Asriel! Eh no, ho letto male il nome, non è Asgore, è Asriel. Quindi giustamente esce fuori da Flowing. C'ha senso. Ho letto male... Lasciate perdere, ho letto completamente male il mio... Tra l'altro con questa forma mi confonde alquanto per schivare i colpi. Ok. Pestone. Ah, ha proprio glitchato di brutto. Penso sia fatto apposta, ma ha glitchato proprio di brutto. In fin dei conti Flowey stesso lo fa nel... nella sua fight, farti glitchare il gioco. Anche se il termine corretto è crashare, perché glitch sembra un'altra cosa. Per definizione un glitch non può essere voluto dallo sviluppatore. Se no non è un glitch. Asriel. Perfetto. Asriel è andato giù. Mi ha dato anche mezzo cuore, ma che gentile. Che poi è ironico se Asriel ci dà un mezzo cuore, se Flowey ci dà un cuore. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Siamo dove? Alla fine del mondo. Uno. Due. Non mi fai niente tanto, nemmeno tu.
Tanto posso usare Ashigas di prigione per aprire la porta finale, che penso contenga Omega Flowey, però non posso essere sicuro. A questo punto andiamo a fare il boss normale, se possiamo chiamarlo. Possiamo chiamare boss normale? Il boss della zona, e poi forse possiamo fare quello dietro la porta di Mega Satana. Anche se probabilmente ci piallerà come poco. Perché se non l'hanno solo reskinnato, ma è una fight completamente nuova, per quello che ne posso sapere, può farci il culo in una maniera che voi neanche potete immaginare. Ok, sono riuscito a fare... Non sono riuscito a fare quello che volevo fare. Quello che volevo fare era utilizzare... Benissimo, ecco, non mi è riuscito di nuovo. Volevo utilizzare veramente la carica di... dell'oscuro per farlo finire perfettamente sopra la Maw of the Void. Però non ci sono riuscito minimamente e ciccia. Però se lo rallento, no? Va molto più lento. Magari riesco a ucciderlo più facilmente, perché non mi può fare lo scattino estremo per quel famoso Defunt. Si scende, abbiamo Super Grid, che è appena stato rallentato anche lui, per comodità mia, per mia estrema comodità. E mi dà altri soldi di cui non me ne posso fare niente. Grazie Super Grid, sempre quando non mi servono. Ora. 1, 2, o 1, 2. Questa è più piccola. Ovviamente se contiene la maschera dell'infamia, poco importa se è piccola, è comunque una rottura di scatole. Se non si chiamerebbe dell'infamia, si chiamerebbe in qualche altro modo, tipo la maschera dei simpatici, o eccetera, eccetera. O Smiley. Ma forse è meglio di no, considerando che c'è Flowey in questo gioco. Io non mi fido di niente che sia un nomignolo. Oh, due di Talorn? Ma che teneri. Sarebbe veramente un peccato se qualcuno fosse immuno alle bombe che potete mettere e simili, no? Bravo. Uno si è spento suicidato. E l'altro penso ci andrà a breve. Gli andrà presto a ruota. Perfetto. Si scende ancora. E di nuovo è Guidaglia che arriva. Perché mi sa che per come sto messo, vabbè, in fin dei conti la strip non me ne frega niente. Stavo dicendo che non ci provo neanche a andare da quello oltre le... ciccio, però muori. Ok, questa è una cosa orribile. Ho due Steam Sale, questo significa che adesso ogni singolo oggetto mi sarebbe gratis in uno shop. Peccato che non ci sono più shop. Dai. Trovassi un singolo shop, in questo momento distruggo il mondo. Perché ho anche il restock, quindi vuol dire che è come fossi in Gridmond con soldi infiniti. Non so se vi rendete conto della tragedia per qualsiasi negoziante, una cosa del genere. Per favore muori. È morto. Ora, muori numero 2. Per favore vai. Forse è meglio stare un pochettino più lontani. È andato anche questo. No, Dagaz. Non so dove sono, non so dove sono, non so dove sono. Perfetto. Algiz, Berkano, Agalaz. Un altro Dagaz. Che mi aggiunge ogni volta una... E io mi sa ci vado di Berkano, che non fanno niente perché questi scalano il mio danno e non ho niente di danno. E andiamo a affrontare il boss dell'area, che è... Rullo di tamburi perché non lo so. God of Hyperdeath. Per me non vuol dire niente questo nome. Devo essere sincero, non lo conosco proprio... Non so se l'hanno inventato apposta per questa mod, o se c'è in una qualche versione... Pacifist, Genocide, o eccetera, eccetera, eccetera. Non so minimamente chi sia. Cioè, evidentemente Azrael, però in una qualche maniera distorta che non posso capire perché sono troppo poco nerd, probabilmente. E penso sia la prima volta in vita mia che mi dicono che non sono abbastanza nerd. E' bello, me lo sto dicendo da solo. Ah, ha spawnato Flowey. Uno pseudo Flowey. Oltre al fatto che ho perso anche la mia invulnerabilità. A posteriori dovevo aspettare a... Vai. Dovevo aspettare a usare l'oggetto. Visto che essendo basato su The Lamb, dovevo immaginare che si divideva a un certo punto, no? No, non mi fare gli scattini così alla The Lamb, anche se di fatto è quello che sei.
E non mi fare neanche il brimstone rotante alla Delamb. Che non li sopporto quando li fa lui, figurati quando li fai tu che sei il clone cinese. Dai. Allora, il corpo è morto. Prima intanto il busto, che è morto anch'esso. Ora ragazzi, tecnicamente io la prendo come completa adesso la run, ma voglio fare la follia e andare a vedere lo scontro contro... non so chi sia, ma qualcuno che c'è nella boss fight di Mega Satana. Può essere benissimo che non è stato reskinnato, eh. Anche se io mi aspetto che ci sia un Mega Flowey. Visto che tra l'altro compare anche sulla porta che ormai è chiusa, però... andiamo. Sans versus Omega Flowey. Pure la musichetta, no. Resisteremo tipo 5 secondi, credo. Sì, anche perché le movenze sono le stesse di Mega Satana, però abbiamo Omega Flowey. Dai. Se riesco a distruggere già una zampa, mi tengo soddisfatto. Ok, mi ritengo soddisfatto, posso morire felice. Muori. Non mi dispiacerebbe... Poi inizia a sponarmi la roba. Mi sono beccato in piena faccia un... sono morto. Beh ragazzi, lo sapevo. Comunque sia. Caro diario, oggi sono morto. Sono stato ucciso da... quella cosa in un posto freddo, vabbè, lascio tutto avanti. Caino. Notare il fatto che è Caino, perché effettivamente Sans sarebbe Caino reskinnato con questa mod. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito un commento, piace, una condivisione è sempre gradita. E ci vediamo alla prossima, senza dimenticarvi che aspetto vostre opinioni, consigli, mod, personaggi da giocare come le prossime run, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao ciao!